Salve fan, continua la nostra serie dedicata al FIS Calcio e come ci eravamo lasciati la settimana scorsa, riprendiamo dalla partita con il Brescia che per adesso è in prima classifica di campionato e andiamo a sfidare questa appunto la capolista con una partita molto difficile e intanto nella prima partita abbiamo anche allenato meglio le nostre tattiche tramite i nostri allenatori, quindi andiamo a sfidare al meglio questa grande squadra. E speriamo di ricominciare anche a vincere perché la nostra squadra ha un po' subito alcune problematiche ultimamente per quanto riguarda i risultati, con alcune sconfitte non proprio piacevoli e quindi dobbiamo ribaltare questo circolo vizioso, come si vuol dire, perché comunque sia non è positivo per una squadra che deve, una squadra come la nostra deve lottare per le prime posizioni. Dando Scoma prende palla, passa per Vecchio, che passa tra due giocatori, entra, spera, cerca di entrare in area, però dopo viene fermato, poi passa per Scoma, sicuramente proverà un cross oppure un tiro, anzi no, passa per Vecchio, passa ancora per Scoma, Vecchio questa volta non ci arriva, un passaggio un po' veramente molto molto lungo, probabilmente un errore completo da parte del giocatore della nostra squadra e quindi dobbiamo ripartire da qua. E allora palla per 100 e Obiang prova questo tiro, gran gol da parte di Obiang. Madò, che gol che ha fatto, ragazzi, ha fatto un gol a dir poco incredibile. Il nostro portiere non ci arriva. Non si sa perché questo periodo la nostra squadra sta subendo tutte queste pressioni psicologiche. Stiamo crollando un pochettino, ma spero veramente di riuscire a rialzare le possibilità di vittoria nell'arco di poco tempo, perché si sta facendo sentire un po' troppo pesante, in maniera pesante, questo periodo di stanchezza fisica e mentale dei nostri giocatori. Però vediamo un po' se succederà qualcosa finalmente. Tanto Obiang viene fermato in maniera rude ma assolutamente pulita dal nostro giocatore. Poi cerchiamo di ripartire ma non ci riusciamo. Poi ancora palla per il Brescia con Obiang, che passa intorno a due giocatori, poi prova un tiro incredibile, il pallone che entra in rete. Incredibile, entra in rete il pallone 2-0. La nostra squadra praticamente completamente in bambola. Il nostro portiere forse probabilmente ha sbagliato anche in questa occasione. Il Brescia che si porta sul 2-0, ma non capisco il perché di questo crollo psicofisico della nostra squadra, che era iniziata alla grandissima, ma poi dopo l'infortunio del nostro giocatore a ci sono state delle problematiche, dell'infortunio del nostro difensore centrale, che è il titolo quello più forte, diciamo, e ci sono state queste problematiche, quindi probabilmente sta un po' cedendo al loro stesso problema la squadra, e deve cercare assolutamente di trovare almeno 2-1 in questa partita per poter riaprire e portare una timida speranza di recupero, anche perché il tempo comunque tutto sommato c'è. Quindi adesso Carpenti prova un tiro, mi sembra abbastanza semplice, infatti il portiere la prende con nonchalance e con nessun tipo di problematica. Quindi eccoci qua che ancora continuiamo a cercare di fare qualcosa. Proviamo con attacco diretto, Magassa ha cercato di lanciare il giocatore, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Vecchio parte in velocità, proviamo a tirare, gol, gran gol da parte di Vecchio. La partita viene riaperta in questo momento al 33° minuto del primo tempo con un gran bel gol di Vecchio. Finalmente vediamo un Pescara timidamente all'attacco, con la voglia sicuramente di cercare di provare a riportare il risultato sul pareggio.
poi dopodiché ricominciare a provare a fare qualcosa di buono e provare a magari a pareggiare questa partita. Intanto vediamo un tiro incredibile da parte del giocatore del Brescia e gol. Un gol assurdo da parte di Asmundo. Incredibile, il gol è veramente a dir poco assurdo. Il nostro portiere non si capisce perché sta facendo queste cose. Il nostro portiere si sta buttando un po' alla cazzo di cane, però non capisco, sinceramente non capisco il perché di queste problematiche anche del portiere, che comunque su carta è considerato uno dei migliori, però non capisco perché in queste occasioni si faccia passare in questa maniera così a dir poco assurda i palloni, così non capisco assolutamente che cosa gli sta succedendo. Ancora una palla pericolosa per il Brescia, poi Cedric recupera in maniera ottimale. L'occasione era veramente nitida per il Brescia, portare addirittura sul 4-1. Un Brescia che sta giocando sicuramente meglio. Questo Pescara che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare, magari, ecco, troppi errori difensivi esageratamente, cioè errori difensivi esagerati, un qualcosa che tutto sommato non ci aspettavamo, però la squadra purtroppo sta andando così in questo periodo. E con questa sconfitta praticamente si allungherebbe a 3 le partite consecutive perse sul campo in maniera anche abbastanza netta, perché comunque questa squadra purtroppo non sta facendo nulla di particolare per far vedere che è vogliosa di recuperare. Intanto occasione per Ascano, fortunatamente è andata fuori la palla. Occasione che viene fatta rivedere, fortunatamente sbaglia tutto. Cioè, la cosa più assurda, ragazzi, è che tecnicamente siamo anche la squadra più forte dal punto di vista statistico, ma stiamo perdendo anche con squadre che su carta potremmo battere facilmente, invece niente da fare. Magassa, è sempre Magassa che fa sti erroracci, anche se poi recupera in maniera buona alcune volte, però forse il fatto che sia comunque tutto sommato giovane lo porta a fare questi tipi di valutazioni a volte errate, e tendiamo a perdere palla. Vedete tante volte che fa queste cazzate. Simeone prova il tiro, parata incredibile, il nostro portiere, poi Cedric spazza come se non ci fosse un domani per evitare problematiche ancora peggiori. Poi ancora palla per Asmundo. Asmundo prova il tiro, gol 4-1, Brescia 4, Pescara 1. Una partita a dir poco incredibile. Questo Pescara non ce la fa veramente più a rialzarsi. Ha delle problematiche a dir poco incredibile, non riusciamo più a trovare il bandolo della matassa, perché veramente la matassa è veramente molto molto intorcinata, come si suol dire, perché la squadra non riesce proprio a trovare una motivazione per cui rialzarsi, e dobbiamo giocare al meglio le nostre carte. E facciamo tutti e 3 i cambi per cercare di fare un'impresa a dir poco ardua e impossibile, però ci si prova e vediamo che cosa succede. È andato Togni intanto, il brasiliano molto molto forte, vediamo se sarà lui a darci l'opportunità di poter riaprire la partita. Caprari prova un tiro a dir poco incredibile, palla che si sta infilando in rete, gol di Caprari. Gol di Caprari da posizione a dir poco incredibile. Guardate che posizione impossibile da parte di Caprari. Un gol a dir poco fantastico. Siamo riusciti almeno perlomeno a riaprire leggermente questa partita. Però
con un altro gol magari si riuscirebbe addirittura a mettere serio la seria paura e mettere sotto scacco realmente la squadra avversaria. Vediamo un po' che cosa succederà. Vediamo un po' intanto che Asmundo prende palla, prova questo tiro a fuori area, viene ancora gol, il nostro portiere è proprio nulla. Il nostro portiere fa delle cose a dir poco assurde. Il nostro portiere fa delle cose veramente assurde. Non capisco queste problematiche, non riesco veramente a capacitarmi di una squadra che aveva fatto tutte quelle vittorie consecutive e che si sta trovando in un periodo veramente nero. In un periodaccio a dir poco incredibile, non riusciamo più a rialzare il nostro ritmo, non riusciamo ad avere la stessa voglia probabilmente di lottare su ogni pallone. La squadra a volte mi sembra anche piuttosto rinunciataria. Errori su errori, la difesa fa delle cazzate a dir poco incredibile. Questa squadra sicuramente prossima stagione, o comunque sia all'area riapertura del fantamercato, l'apertura del calciomercato, dovrà fare dei cambi sostanziali, soprattutto in ambito difensivo, perché troppe cose che non vanno e la squadra ne subisce ne conseguenze. Sicuramente dovremo prendere un terzino, sicuramente dovremo prendere un altro giocatore, un attaccante già l'abbiamo preso. Tanto Caprari prova un tiro favoloso che si infila in rete con risultato 5-3. Caprari tutto sommato è tornato nella sua perfetta forma, non esultiamo più di tanto, anche se il giocatore magari è contento perché giustamente è tornato al gol dopo delle problematiche fisiche a dir poco importanti, perché comunque il suo infortunio è stato pesante per quanto riguarda la sua condizione fisica. Quindi andiamo a provare adesso, grazie a lui, a riaprire un minimo la partita. Poi intanto Agnino prende palla e viene fermato da 100. E palla per Obiang, poi palla per Barogno e Reolon. Scoma cerca di entrare in area, poi prova il tiro, viene ribattuto il tiro, poi Scoma riprova il tiro, gran gol da parte di Scoma. Tecnicamente non è ancora finita questa partita, manca ancora poco, quindi tecnicamente un gol riusciremo a portarci a casa, riusciremo a portare a casa perlomeno il pareggio, quindi un punto non farebbe male. Però cioè veramente pochissimo tempo, bisogna sperare magari in un loro errore e sperare, ecco, sperare il tutto per tutto. E palla per Kornev, 100, siamo al secondo minuto del recupero e finisce qua con un risultato molto zemagnano, diciamo così, un risultato del 5-4 tra Brescia e Pescara. Obiang, Asmundo, il gol del Pescara con Mečković, Carpendi e Scoma, con un gol a dir poco incredibile anche da parte di Scoma. Tutto sommato, anche dopo questa sconfitta, siamo comunque in zona playoff, cosa che comunque per noi è importante. Speriamo di non calare ulteriormente durante il periodo, in questo periodo di recupero fisico e recupero mentale da parte dei giocatori. Non abbiamo più niente di interessante per adesso. Ampolini è il giovane, speriamo che possa crescere al meglio. Questo è Narvesen che fra due giorni sicuramente tornerà, anche se per la panchina più che altro penso. E poi ecco, la squadra è tutta qui, la squadra sarà sicuramente da rinnovare perché tanti giocatori non stanno
facendo particolari partite positive, quindi ecco qua. Cari fan, come al solito, condividete, commentate e cercate di supportare al massimo questa serie affinché io in qualche modo riesca a portare avanti questa squadra. Cercate di portarmi fortuna per rialzare questo periodo sicuramente negativo del nostro Pescara. E al prossimo video e alle prossime serie. E mi raccomando, in descrizione per quanto riguarda i canali consigliati, e iscrivetevi anche, insomma, ai canali che noi nel nostro YouTube consigliamo a voi fan. Ciao a tutti.